Ok, dai. No, 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 no. No, dai, vieni. No. Così. A delle trovate, delle volte, così. Come ieri sera nel caffè, dai. Poi non è mica ferito del suo sacco, no! Sono cose che lui le legge, perché lei legge. Giornali, riviste, anche dei libri. E così. Ogni tanto trova una battuta, una cosa che gli piace, usa dai clamate, e poi quando viene il suo momento la dice così. Per far vedere che lui è. Che può mangiare una roba, dai, come ieri sera, che non c'entra mica niente, non c'entra. Noi parlavamo che Enzo De Faber, lui diceva che c'è delle volte la televisione che si addormenta. E fa dal dormidi e Luciano anche lui, ma così anche quando c'è della roba interessante che lì che guarda e dice a un bel momento Ivan un ciocco così che non se ne accorge neanche, e poi quando si sveglia dice ma cos'è, se fai che non capisce più niente, per forza ti danno altre robe, hanno cambiato programma, no? E noi lì che a ridere e lui salta fuori e dice amo, il sonno è il fratello della morte, Ma c'entra? Cosa c'entra? Sì, sono quelle frasi che qualcuno avrà anche detto in un primo momento, posso anche fare effetto, no? Non è vero? Non è vero niente? Non sono neanche parenti, non sono? Insomma, sì, si dice pare che dorme. Sono quelle frasi così di consolazione per consolare i parenti, ecco, perché pare che dorme, sti due marole morti. Ma no, uccide mica più, non si sveglia più quello lì. No, il sonno è tutta un'altra roba. Uno che dorme, un sta mai fermo, un svolto, servolto, piange, ride, parla, scurase. No, uno che dorme. E poi sogni, fai dei sogni che ti sembra di essere lì. Delle robe più vere della realtà, ecco. Delle paure che ti svegli. Magari sogni anche dei morti. Però ti risogni da vivi, No, il sonno, dai, è tutto un'altra faccenda. Sì, è vero, quando uno dorme ti ho gli occhi chiusi, come i morti, ecco. Però anche lì ci sarebbe qualcosa da dire, Perché ci sono dei morti che muoiono con gli occhi aperti, che dopo ti tocca di chiuderli, che ci voleva una moneta da 100 lire per ogni occhio, che adesso con l'euro ci vorrà un euro, no? Adesso no. No, se basta l'euro, che le piastrine, più leggero l'euro, magari capisco in voodoo, 2 euro per ogni occhio,
Che però mi bastavano 200 lire, adesso 4 euro, ostia, 8 mila franc. Ecco, lui la sta scappando, per far vedere che lui le robe le sa. Che pure, lui sa roba, insomma, voilà, che lo sappiamo tutti, dai. Come 3-4 giorni fa, chissà cosa ha letto, cosa starà leggendo. Lui viene fuori che lui dice che si ricorda delle cose che gli sono successe, ma non gli sono successe. Sì, dice che gli sono successe nella vita, nel passato, ma nella sua vita, nel suo passato, non gli risulta. Beh, allora... Gli sono successe sì o no? E se gli sono successe, quando gli sono successe? Ah. E lui dice in un'altra esistenza. Che lui dice che è esistito un'altra volta. Ma non solo lui, che tutti quanti abbiamo più esistenze. Non capisce neanche se è fatto per ridere, perché dice che... lì non dipende da te, non dipende da te. Dice che tutti quanti noi, cioè, abbiamo più esistenze che quella roba lì, dai, come si chiama, che è una teoria, dai, quella teoria lì che ha un nome che adesso non va, che uno rinasce dopo la morte, pull'arnesse, ecco, però dice dipende da te, se hai fatto bene o se hai fatto male, ecco, perché se hai fatto male, com'è? Se hai fatto male, dice, può essere una penitenza, che puoi nascere, come per dire, insomma, un cane, una cavalletta, un bagarò. Faccio un bagarò. No, perché se rinasce un bagarone, devi stare sempre all'occhio, Perché se scappi, che ti vedono... Ti danno spattagliate che dopo devi rilasciare da capo. Che da bagarò, ne hai della strada da fare, te. Prima di arrivare ad essere un leone, è un leone. Se no, una tigre. La tigre del Bengala. Che tieni mecchi che sono animali che ho capito, sono animali, tieni me, però insomma vuoi mettere una tigre del Bengala con un bagarò? No. Esternesse un elefante, un elefante, come campi che tostof. E la tartaruga? Vamo con la tartaruga? Ah, ma non muori mica più. Non muori più, ma le tartarughe campano, vanno avanti per centinaia di anni, Ecco, e lui dice che si ricorda di quest'altra esistenza, che io gliel'ho chiesto, ma che esistenza? Cos'eri? Che creatura eri? Ah, lui lì dopo divaga, si dice, ma non posso ricordare, allora? Non posso ricordare, ci è passato tanti anni, magari dei secoli, ho queste visioni così, ma non posso essere preciso. Ah, le difficile, Perché dice, non sei mica te, dice, no, non sei te che scegli cosa devi rinascere, no, te vuoi, cioè un essere superiore, no? È una roba superiore che dici che adesso te dovrai diventare questo, poi sarai quest'altro, tu rinasci così, tu rinasci cos'ha, che non si capisce neanche, se parla sul serio fa per ridere. Lo so. Sono magari, è sempre la stessa roba, Siamo sempre lì che insomma, è vero. Che l'importante è voler rinascere, dai, che c'è questo bisogno, dai, questa necessità, questo desiderio di che uno non vuole andarsene, chiudere del tutto, no? Come? Lasciare? Chiudere per sempre?
Quindi te porti a fare un? No. Perché anch'io, insomma, non è che me. Cosa faccio io, se feghi? Anch'io, con tutta questa roba che ho qui in casa, cosa faccio? Anche me, voi che. Questa roba, che tutto questo. Che se mia moglie. Se mia moglie. Che neanche lei mi ha capito me, voi. Mica lì non mi ha capito. Che lì c'è stato che. No, no, non è stato solo per questo, per quello che faccio, no. Qualcosa può aver influito, poco, ma può avere significato, ecco, qualcosa. E questo che non la capisco, c'è una cosa che non la capisco, perché a sesto in sé, sette anni e nove mesi insieme, e dopo ho visto che non. No, si legna bene, no, eravamo innamorati, Però dopo, a un certo punto, ho visto che, insomma, era cambiato, non era più come prima, ecco. Me ne sono accorto, la prima volta che ho avuto questa sensazione, me ne sono accorto che è una stupidaggine, dai, è una stupidaggine. E però è proprio delle stupidaggini, delle cose piccole che si capiscono le cose grandi, perché. Diciamo, per dire, ecco, quando suonava il telefono che mi cercavano me, lì la tirava so e diceva, oh, era Mariuccia il telefono per te. Oh, se no, non ho capito chi è, ma è per te. Oh, se no, oh, ciao Virginio, sì, e qui te lo passo subito, Virginio, il telefono per te. Dopo però, insomma, a un certo punto all'Akmask, insomma, lo tirava so e se mi cercavano me, telefono! Sono le parole, telefono, sempre sono quelle, lei chi era? Telefono. Io ho capito che non. Che non ci sono state neanche delle grandi litigate, dai, che c'è uno qui che fa un arverso, che va su fed, no. Dai, qualche discussione l'abbiamo fatta anche noi, Però dopo, dopo viene la pace. C'era una roba nel letto che ci mettiamo giù tutti e due arrabbiati, con la faccia al muro, a svuotare cool, e così, luce spenta, in silenzio, sulla sponda del letto, e però ci sono i piedi. Ah, che sono leggeri i piedi, come le piume, come i petali di un fiore, dei paroloni che fanno ridere, Sì. Ma non è un'esagerazione, perché prima, insomma, vi siete dette delle cose anche cattive, E così ci pensate, e ognuno scadignone, no? E non ce la fai a stare per te, non dormi.
e neanche lei dorme, e che, non sapete come cominciare, tac, cominciano i piedi, che si toccano, che, no, non si toccano ancora, loro si sfiorano, come si può dire, insomma, si esprimono, anche se non parlano loro, perché non parlano i piedi, però loro, come si può dire, insomma, sussurrano, e allora c'è questo silenzio, questo sussurro, e dopo si sentono, e te sei ghiacciata, ghiacciata, e lei è calda. Allora, piano piano, insomma, te a un bel momento ti volti, no? Sempre senza parlare, allunghi una mano e gliela metti sulla spalla. Sempre senza dire niente. Io fa col dormire, non dorme neanche lei, dai. E infatti dopo un po' si volta, ecco, e dopo la sua volta sempre, sempre a buio, senza parlare, allora vi sentite, sempre più vicini, 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 e dopo attaccati, e dopo te con la mano la senti tutta che la disegni, come è fatta, ed è fatta che... È come un miracolo, te sei dentro questo miracolo, che chiama, insomma, c'è nel camma succia, vengo per dopo non so, la cosa che, come dire, la si è sfarinata, che non c'è neanche me con chi si è sfarinata, insomma, si è svaporata, questa è la cosa che mi domando, perché quando due stanno insieme, che non sempre, ma spesso, insomma, c'è una differenza, ecco, c'è una differenza, che lui a lei ci vuole più bene che lei a lui, o se no che lui a lei ci vuole più, insomma, ci vuole molto due, ecco, però c'è una differenza. Ecco, e io mi credevo che ero io che volevo, io volevo più bene io a lei, e lei invece niente. E così, insomma, è finita, il tempo passava, siamo andati ognuno per la sua strada, ciao, ecco. È stato un viaggio, no? Ho fatto un viaggio, abbiamo preso tutti e due il treno a Bologna, e poi ci siamo conosciuti, siamo entrati in confidenze, avevamo mangiato due biscotti che me li ha offerti lei, e poi dopo io sono smontato a Lugo e lei è smontata, insomma, l'ha tirata, ecco. No, c'è stata quella volta lì, che però i giochi erano già fatti, ma quella volta lì mi sono girati anche i maroni, Oh, perché è andata dal dottore a fare tutto un racconto, quello che facevo, quello che non facevo, la mia mentalità, la mia vita, perché quello che fa, so feghe, cosa faccio, cos'è, una malattia, Che malattia sarebbe, sono malato, E il dottore l'è stato a sentire, gli ha fatto delle domande. Ah, ma no, lui vuole sapere. E dopo lei è venuta a casa tutta arrabbiata perché il dottore gli ha detto: sarà che lui sente come un vuoto. Lui sente un vuoto, lo deve riempire e allora fa queste cose. E dopo lei, insomma, lei è arrabbiata perché non gli andava giù questo vuoto. Dice cos'è? Allora te, dice, avresti questo grande vuoto e lo devi riempire. Dice, e ma chi sono io, la serva Zofoli? Dico, ma che vuoto, cosa devo riempire io? Ma che vuoto? Me l'ha detto il dottore. Ma che dottore? Ma che c'è mica niente? Ma non sapevo niente io, ha fatto tutto da sole. Ma con che dottore hai parlato? Con Balducci. Ah, Balducci. Il nostro dottore della mutua, Balducci. No, sei andata da Balducci? Sei malata? Dice, no, per me, sono andata per te.
per me. Ma appuntamento, dottore, per me, hai avuto da te? Sì, dice, sono andata per questo tuo modo di fare, che sono degli anni ormai. Io dico, no, no, scusa, sono degli anni. Se sono degli anni, mi pare che è normale, no? Uno successo, niente, sono degli anni. Che se una cosa viene improvvisa, ecco, uno magari si mette dei pensieri, no? Ma sono degli anni, non c'è niente, non c'è che è. No, dice, c'è, ma cosa c'è? C'è che non è normale. Se tu senti questo vuoto, detto dagli con sto vuoto, me l'ha detto Balducci, allora capimmo, ma Balducci non mi ha visto a me, non mi ha visitato, non mi ha neanche sentito, ma pur casa, viglia casa, cos'è questo vuoto? Dice, questo me lo devi dire te, ma no, ti toccherà di domandarlo a Balducci, su che sei per me del vuoto, non so niente di sto vuoto. Io non lo sento il vuoto, che vuoto, io sento il pieno, ormai non mi sta più niente in questa casa che non ci sta, che putai, allora, è avuto niente, niente, è saltato fuori sto vuoto quando ormai la storia era già finita, era. Ecco. Purtroppo. Perché è una bella storia, era. E... insomma, poi insomma, abbiamo chiuso, ecco, io me ne sto qui per me. Che i passai di là sono andati lì, che belle che due anni, sono andati a stare a Benicavallo. E io ho affittato io, è stata anche una bella occasione, perché di là c'è un bel magazzino, ho parlato col padrone che ho aperto anche una porta, se no dovevo sempre passare dal pianerottolo, ho buttato giù anche la rete dell'orto, così c'è un bel orto qui sotto che posso, insomma, posso stendere meglio la mia roba con un criterio che secondo me insomma, è fatto meglio che si può, perché la roba la cresce. Oh, la cresce la roba, che sembra così, che io sono da solo, consumo poco, dovrei consumare poco, ma quello che è venuto fuori, quanta roba. È una crescita continua. Perché non butto via niente io, no? Non butto via niente. Ah sì? Tengo da conto, tengo conto di quello, Non butto via niente. La mia non è una passione che so tirare, no, non sono tirchio, no, non hai micrania. Come, sì, dal volto posso dire, questo è pas un di bon, quest'altro può essere utile, ma non è per quello, no. Io, è un istinto quello che ho, da tenere conto, che sarà sbagliato, ma è un istinto. Ecco, perché io con la roba
che dicevo prima, è proprio come con la metempsicosi, che mi è venuto il nome, quello lì, che è la teoria lì, la metempsicosi, che ho l'ernest dopo la morte, rinasce pure l'ernest, pure l'ernest, pure l'ernest, con chi io, dai, con tutta sta roba, io, è per farla durare, per farla durare un po' di più, ecco. Perché la roba, no, la roba la dura, la roba, però, perché, ma le scarpe, no, attenta con le scarpe, sicuro, anche le scatole delle scarpe, da un metro aperto, le tengo separate, perché le scatole, siccome tengono del posto, che tengono un posto, ma sono vuote, ci sta dell'altra roba dentro, piofene, ecco. Due piccioni con una fave. Ah, ma questo è cartone, le cartone ti botte, no, tiene botte il cartone, basta che non c'è l'umidità, sta bene, ma io lo tengo là sulle scarpe, le scatole, le tengo là, che è un shot a latte voi. Al boccio invece all'itanciotto, a ciotto tengo le bottiglie vuote, che prima facevano i fiaschi, no? Quei fiaschi. Il vino aveva premio stasera 20 fiere, stavano i fiaschi, che io dei fiaschi, cioè no, dei fiaschi, te voglio, ho fatto una stesa, una catasta proprio, con i fiaschi faccio come una scherina plastica che stavano sopra le lettere, che ho fatto, premo una gran stesa con tutti i fiaschi, con le culparciotte, poi una gran stesa con i fiaschi, con le culparciore, poi i fiaschi con le culparciotte, i fiaschi con le culparciore, culparciotte, culparciore, insomma, sono dovuti che ce n'è stati che adesso li fa più, non li fanno più i fiaschi, quei fiaschi no, adesso si fa il boci, non è che chi buccio quei bottiglioni lì che me, insomma, il vino a me mi piace nella bottiglia il vino, ma chi buccio quella da 2 liter, non so, roba tipo famiglie, che me la famiglia è tutta famiglia, bevetevelo voi il vino da famiglia, ma vivo il boci poco ma buono, Sauvage, Albine, Bianchette, Gadebit, anche la canina, che è difficile trovare, è difficile trovare, però le buone, le buone sono le canine, e io le bottiglie, ne ho di là, che quando comunque vecchio, che vado a portare di sotto, che apro la porta, appoi la luce, è come un mare, è come il mare, quindi tanti calboci. Mi dà piacere dei più scuri, tutti colori, ce n'è che tiri il rosso, ce n'è che tiri il verde, ecco. Lì ci vorrebbe una barca, dai, ci vorrebbe una barca da mettere lì sopra le bottiglie, no? Ecco. Ah, perché è vero che ecco, più che una barca, a me mi piacerebbe, mi piacerebbe, se ti avrei proprio tanto, avrei voi trovato un moscone, quei mosconi lì che grosso, un moscone, ma come un moscone in cantina, da fare della legna, siccome che anche il caminetto, no, io lo tengo da conto, lo voglio proprio mettere lì sopra le bottiglie, come al mare proprio, e vai, ma perché la montagna è bella, la montagna è bellissima, la montagna, però la montagna, come è di lì, lì la sta là, sta ferma là. Non si muove, è come un morto, non,
Invece il mare non sta mai buono. Lui ci dà, che ci dà, ci dà, ci dà. Perché poi sembra che va, mi dove va? Sta là, però lui va. Lui va, e gli onde le vedi da lontano che arrivano, a suo cavallo, non so da creta, gli arriva da un te, arriva verso la riva, sempre più sneni, più freni, un velo, poi opa! E le torni in drive, è come sempre partire per un viaggio, ecco, che non vai da nessuna parte, dove stai lì, però insomma è come se fosse sempre l'ora di andare, che senti quell'aria, senti la salsedine, la senti, anche il sarso, mi piace anche la parola sarso, invece la salsedine, la San Podrasna, la salsedine, non, invece il sarso, la crudore, quel profumo, e vai, solo che non si trova, non si trova. Io al mare ci vado, anche spesso ci vado, anche d'inverno ci vado, sì, io guardo in giro, a sbarloccio di qua e di là, domando anche, ma le difa si trova un muscolo, non si trova, non nuovo, no, lo trovi nuovo, basta che vai dove li fanno, non lo vuoi nuovo, io lo voglio vecchio, deve essere già andato per il mare, no? Non lo vuoi lucido, l'oster, no, lo vuoi per la sua vita, insomma, la sua storia, e vai, io la metto lì, sulle bottiglie, e io sono sicuro che io mi metto lì sopra, sdraiato, sopra il moscone. Te che il mare non lo vedi il mare, però che deve essere anche più bello, che no, però lo senti quell'odore talsante, lì è tutto attorno al moscone, vai da solo, l'unte che senti lì, ci vuole come una romanza, ecco, una romanza, una barcarola, e vai da per te, vai, che, ecco. Che dopo ti fanno sempre quel discorso lì, anche te però sei sempre lì da solo, ti fanno questo discorso della solitudine, e te lo ripetono, ma stai zitto, adesso chi dai, no, se ci rispondi peggio, no, niente, no, loro il crezzavelo, credo che sia insanito, non sa, non è che gli spacca marola, guarda, sta buono, no, all'inizio ci rispondevo anche, ma le camere scorre con la muraia, io non mi sento solo, mi sento libero, io faccio quel che mi pare, io, ecco. Io per esempio ieri sono passato da Federico De Pes, è che loro rinnovano la casa, e ho visto che avevano una ringhiera, c'era una ringhiera lì appoggiata al muro, una ringhiera, con un po' di rasna, c'è un po' di ruggine, di ferro, un po' di ruggine, no? Ecco, era lì chissà quant'era, che era lì, che no, un ferro battuto, no, una roba artistica, un altro discorso, no, una ringhiera normale, insomma, da non cascare di sotto, ecco. Io gliel'ho domandata e lui mi ha risposto: mi fai un favore se me la porti via. Allora io mi sono fatto aiutare, ma sono portato qua e adesso lì nell'orto. Che una ringhiera può sempre servire. Ma anche se non sai venire a stare, non da danno nessuno. Ma perché la gente butta via la roba? Cos'è questo fanatismo? Il botta via da un montagna di roba. Perché la roba, dai. La roba, cioè, anche le cose hanno come spaldiche. Insomma, le cose, è come un sentimento, ecco, è un sentimento di... No, perché insomma, ho capito, un cane, un gatto, un cavallo, ma loro sono vivi loro, loro gli avvisano che pesce loro, ci parli con loro, ti conoscono, si affezionano, ma è un albero no? Perché non parla, non ha la voce?
che non c'è bisogno di essere un professore, si legge sui giornali, lo sanno tutti, dai, l'albero ha la sua vita, nasce e poi cresce e poi dopo muore, ecco, e se te gli schianti un ramo magari gli fai, senti il dolore, chi lo sa, ecco, un albero come una carota, il prezzemolo, tutti di quello, ecco, se invece c'è un animale che urla, oh, scialore, c'è questa difesa, no la caccia, noi cacciatori, allora perché nessuno dice no la pesca e noi pescatori, eh? Perché i pesci non parlano, non ha la voce, ma non è già colpa sua, che pasmiga niente, che topi non ci arrivano, dai. Ma se fossi te, che vedi un bel pezzo di salsiccia nella graticola, e te c'hai una fame da lupo lì che ti aspetta a te proprio, no? Cosa fai? Non ci dai un morso? Un bel toxus con un odore? No, ce lo dai un morso, te ci dai un morso e trac, e dentro un lume, c'è un lamo dentro che si infila nel palato, e uno di sopra che ti tira su di peso, zac! E il lamo si infila fino al cervello con un dolore, un merda che e il sangue in bocca da fugarsi, no? E tu dopo pensi, adesso mi porteranno al pronto soccorso, sono ferito, anche grave, sette voi, no! Lui ti strappa il lamo senza l'anestesia e poi voti in tumbidò, ecco, come è? Ah, no, tu non puoi parlare, no, non hai la voce, zitto, un po' di niente, a te volevi mangiare la salsiccia e patacca, ti sta bene. Così impari. No, impara. Lui non impara più, lui. Imparerà i suoi figli, i suoi nipoti. Ecco, e anche le cose loro non parlano. Non parlano loro. Però tutta sta roba che ho in casa. Allora cos'è? Però tutta questa roba cos'è? Cos'è questa roba? Lei è una popolazione, eh? Siete una popolazione, lo so, che avete i vostri gusti, lo so, sì, lo so magari, che sicuro, ci sono delle cose che non vanno d'accordo con delle altre cose, lo so, voi non lo dite, non lo dicono loro, ma io lo sento, che per esempio so, I giudur, i tappi, li tengo da conto tutti, allora ne ho degli scatoloni di tappi, te vuoi, tamori, eh? Però ce n'è di quelli che il suo posto non è, che magari il suo posto è in un cassettino, Ecco, dai. Non puoi mettere un tappo di un vinello da pasto, non lo puoi mettere vicino a un tappo di uno champagne, lo vedi, lo senti, ci vuole delicatezza, sì, no, delicatezza ci vuole, con la roba. Sensibilità, ecco. (Ride)
Ma come? Un tappo dello Sampai non vuole stare assieme al tappo del San Giovese? Ma cos'è questo? È razzismo? Una forma di razzismo? Ma cosa c'entra il razzismo? No! Ma non c'entra niente il razzismo, questa è un'idea che ho avuto io che mi sembra anche una buona idea, no? Io sono dell'idea che c'è un posto per ogni cosa e una cosa per ogni posto. Ecco, non c'è il più e il meno, no! Ogni cosa ha la sua personalità, ecco. Che sembra così, ma da fare ce n'è, c'è sempre di problemi, sempre problemi, è un impegno grande che sistemare tutto, che quando viene la Cerine, perché da me viene una donna, la Cerine Turot, due volte alla settimana fa le pulizie, io non posso, insomma, la roba va messa a posto prima, no? Prima che venga. Ma come? Dice, ma io lì? Non è lei che deve mettere a posto, ho capito, ma non può venire una donna in un rovescio così, non può venire in una casa che è un casino, le robe le ha messe a posto prima, no? Perché lei viene pomeriggio del martedì e il venerdì, ecco, e Merte Runner, insomma, lavoro più di lei da sciupè, insomma, per me la donna delle pulizie è una croce. Ma non posso fare meno, è che quando mi telefono che il giorno dopo non può venire, per me è una festa. Perché da fuori uno non se lo può neanche immaginare. Non se lo può neanche. Quanta roba qui, quanta roba. Le spagnolette, come si chiama? Ecco. Quei rocchetti lì, quelli di legno che col filo che non li fanno più. Chi li fa più i rocchetti? E se uno vuole un rocchetto? E gli ombrelli? No, ne ho degli ombrelli, 23, 22, 23 di quelle grandi, da Contadin, che non fa più neanche quelle. Quelle lì, quelle grandi, verdi, di tela incerata, che ci sta sotto in 8-10, che 8-10 per 200, più di 200, più di 200, posso coprire più di 200 persone io. Insomma, è una roba di valore, ecco. No, non è che voi, io non vendo niente, no, io, ecco, però sono un valore, sono, ecco. E non solo per me, ecco. Perché ho... Né da conservare è anche un regalo che fa alla società, alla gente. Ma non capisci mica niente. È una cosa che va fatta, no? È giusto farla. Allora perché i musei? Cosa sono i musei? Non è tutta roba vecchia che la tengono da conto? Che mi ha questa storia dei musei? No, perché i musei no, gliela installa, devono stare lì, non vi dico mica, ecco. Però ecco, i quader, i quadri, che io sono molto portato per il disegno, molto portato, anche per delle cose a colori, così è una cosa spontanea, ecco. Che quando vedo una cosa che, come la spugna possiede, la spugna fa. Avevo preso della frutta e l'ho messo lì nella sua zuppiera e l'ho guardata, da lontano. Era pina, bella, tanti colori, e mi sono messo lì, tic tac, l'ho fatta. Ed è venuta che a me di là, bella, grande, sul compensato. Sì. Io pitturo nel compensato, nella faesite, anche nel legno, c'è mica bisogno di comprarlo. Te vai da un falegname, vuoi sempre dirti degli scarti, dove te ti so, e porti qua. E quando viene sul momento, tac. Perché io ho proprio una buona mano, lo diceva sempre anche la mia professoressa di disegno, a me se faccio un cavallo è un cavallo, se faccio un fiume è un fiume, ecco. Se faccio un cespuglio, ecco, a me piacciono i cespugli, che diciamo un cespuglio, una siepe, no, cespugli, no, è tutta una roba che...
che per me è come dentro c'è tante di quella roba, è come una specie di città, tutta roba, quelle more nere, poi ci sono quelle palline colorate, zali rossi, tic, insomma viene fuori una pittura, che insomma, come ho da dire, che a me mi piacciono tanto, mi piacciono veramente, no, lo dico senza falsa modestia. Ah, ma ne ho lì dei quadri, ne ho tutte le camere piene di quadri, tutti i quadri che li ho fatti io. Perché si dice pure un quadro di Tizio, un quadro di Caio. Allora? Ma perché devo prendere i quadri degli altri se me li posso fare da solo? Stequeder, avete fatto te? Se l'hai fatto te, te lo tieni te, no? Stequeder, l'ho fatto me, me lo tengo io. Perché poi i quadri degli altri ce l'ha il biglietto pagato, non te li dà mica gratis, eh? Ah, cioè. Come Nello, ecco, Nello della lavanderia, che lui pittura anche lui. Un bel maccio a me dice, se andavo a vederli, che se ne volevo comprare uno, come faceva in Alcaparpoc, dice te lo faccio pagare poco. Ah, te lo fa pagare poco, ma te lo fa pagare. Ma perché devo pagare una roba se me lo posso fare da solo? Mica solo i cespugli, no, te vuoi, faccio anche la figura io, sì? Faccio anche un bel tramonto, un piccolo lago, un vecchio casolare con 3-4 piop, insomma, così faccio delle cose di fantasia, ma no, come Nello della lavanderia, no, fa delle robe lui, non... Non so, come avete detto, molto inventate, ecco, un po' futuriste, ecco. Anche a me mi piace l'invenzione, ma però deve essere sempre una cosa vera, no? Vera. Ma proprio vero, tanto mi vuole toccare con il dito, perché per me il lato estetico è importante nella vita. Io come, dice, ma se tieni da conto tutto, allora? Ma cosa vuol dire tenere da conto tutto? Che ti piace tutto? Il lato estetico significa che si deve distinguere una cosa bella, una cosa brutta, una cosa ti piace, una cosa non ti piace, ma se te tieni da conto tutto, allora non c'è più il bello, non c'è più il brutto, non c'è più niente. E io gli rispondo che non mi ha capito a me, non mi hai capito, insomma non mi ha capito lui, non mi ha capito, eh? Perché cos'è qui? Questo è un mondo. È un mondo questo, nel suo piccolo, perché l'Isdì è una casa, però è il mondo, ecco, e nel mondo adesso c'è tutto nel mondo, ci deve essere tutto, no? E questa è la bellezza superiore del mondo, che se non ci fosse il brutto non ci sarebbe neanche il bello, no? Il bello è bello quando lì vicino ci sono delle cose brutte, come fa l'essere bello? Da parlò, da solo, su Niebrot. La bellezza del mondo è proprio qui che c'è il bello, il Niebrot, insomma, per dire che se una cosa a me magari mi piace, a te magari non ti piace, ecco. È una cosa che ti piace a te, a me non fa schifo, da loro su da me. Che io ti dico due cose soltanto per farti un parangone, perché io ho visto le case dei giapponesi, avevo visto le case giapponesi, che loro, no, non è che sei stato in Giappone, no, le ho viste nel giornale, cioè, alla televisione, ecco, e loro vivono le loro case, avuti, niente, quasi niente. Come mobilia. E quel poco che c'è è tutta roba bassa. Anche per mangiare i spettini di per terra. Anche mi crucete con un consenso di culo. Ecco, a me quelle case lì mi piacciono, Tomoè. Sì. Perché qua insomma.
nelle nostre camere, si va per dei percorsi. Invece a me quelle case là mi piacciono, perché soprattutto perché nelle camere là c'è quella penombra. Le cose, perché a me insomma la gran luce, il gran buio, un mistero, non mi sento. A me mi piacciono le cose che non si vedono, ecco, si intravedono. Ecco, sei te che devi immaginare, che ci sono delle cose nascoste che te indovini, ma però che non si vedono. Allora ci vuole la fantasia, ecco. Come dappertutto ci vuole la fantasia, anche qua, senza la fantasia come faccio a sistemare tutta sta roba, eh? Come mi sistemo io? Ci vuole la fantasia, sicuro, come in tutte le cose, dappertutto ci vuole la fantasia. Tranne che nella scienza, lì ci vuole che... Come in medicina si dice pure ci vuole l'occhio clinico, c'è l'occhio clinico, con l'occhio clinico non è mica tutti là, se non sa le robe devi sapere, no? Si studia, si va avanti, insomma, ce ne sa sempre di più, ecco. Che dicevo prima, le medicine, oggi con i trapianti Itfanov, intervolte come una cazzetta, che 40-50 anni fa una roba del genere non te le potevi neanche immaginare, il cambio il corpo della mastella, ti cambiano il cuore. Allora, io ho capito il cuore, il fegato, la milza, i polmoni, e quello, ecco, però insomma... Quello che sanno fare questi dottori, questi chirurghi, la loro scienza, la loro esperienza, ecco, con chi smuore, quando se ne vanno con i piedi davanti, insomma, ecco, tutta, cosa resta? Ci rimane più niente? Che è un patrimonio, quello lì, che è un valore, che insomma, quella è una ricchezza che va in polvere, e va in polvere, mi avesse pianito, tutto porbio a fasul. Allora, io mi domando, e questa è una domanda che me la faccio spesso proprio, è un modo che non si debba inventare, trovare un modo per trapiantare il sapere. Questo sapere. Perché mettiamo allora, lasciamo stare il grande professore, il grande scienziato, ecco, ma anche una persona normale, un professore di letteratura, che però sa tutto su Dante Alighieri, ecco, lui va in pensione, un mio amico bisogna far morire pure, lui va in pensione, no, va in pensione, tutte te e va a spasto con te, la sera guarda la televisione, poi c'ha i suoi problemi, c'è una persona anziana, e dopo cosa se ne fa lui di tutti i suoi sapere, un simpapio lì, non potrebbe lasciare i suoi figli, cioè i suoi nipoti, a sua moglie, insomma chi gli pare lui, ecco, ma io non voglio niente io, voglio solo che quel patrimonio, che è un patrimonio, ecco, non vada lasciato andare, non venga prifossa, ecco, ci potrebbe addirittura essere qualcuno interessato a comprarlo. Ah, caro professore, io sarei interessato ad avere il suo sapere, pagando, si intende, è lì, insomma, c'è lo scambio, dare e avere, è vero? Addirittura col progresso si potrebbe arrivare al punto che questo trapianto lo fai col day hospital, ti dà tra la mattina e ti dà la sera, e lì c'è una difficoltà, è proprio lì, c'è anche grossa, sì, anche grossa, e qui viene fuori l'altro discorso, quello della bomba atomica. Perché questa tecnica deve essere tenuta segreta, segretissima. Non è che uno può avere, tutti quanti noi possiamo avere una bomba atomica in casa, no?
Perché siccome il progresso non finisce mai, a un certo punto può darsi che basta sala operatoria, basta l'ospedale, niente. Basta inventare una macchinetta, una macchina che capta tutte le radiazioni del cervello. E col progresso sta macchina può diventare piccolissima, come un telefonino che sta in bisacca. E dopo lì ci possono essere te voi, qualcuno se ne può approfittare, possono essere gli abusi te voi, No, ma sicuro, no, bisogna stare attenti, bisogna stare, ecco. Insomma, allora, mettiamo questo grande, c'è un grande professore, un professore di inglese, ecco, sa tutto sull'inglese, la storia, la letteratura, la vita inglese. Lui è alla stazione, arriva un po' presto, è lì al bar che prende un cappuccino e una brioche, ecco, aspetta il treno, insomma. Lì vicino c'è un malintenzionato, che l'ha da andare in Inghilterra, ma non sa una parola d'inglese. Sa fal e sa un ton e sa un ton e il professore lo vuole come un patacche che non sa più niente. Ecco, lui l'inglese niente, gli ha rubato, non è più niente. Lui la letteratura, la storia, niente. Lui ormai d'inglese sa solo serial killer e ok. Ecco. Allora è pericoloso. Dai, lasciamo stare anche il caso del grande professore. Ma no, ma anche te devi andare in Inghilterra per imparare l'inglese, per parlare con loro, rispondere quando ti parlano. Allora se ti interessa te della letteratura, della storia, cosa c'è di meglio allora? Rubare l'inglese a un inglese vero. Un inglese, perché sei? Se te lo aspetti in un museo, in un acciso, insomma, dove vanno i turisti, ecco, il turista pure sei. Tu lo aspetti, senti che uno parla inglese, ti vedi e stai attento, Devi, te sicuro che lei è un inglese da buon, se lui è un inglese vero, perché lui parla l'inglese meglio del professore, perché lui parla l'inglese parlato, anche con frasi colorate, anche un po' dialettali, ecco, quindi c'è sicuro che lei è un inglese da buon, sapete. Tic tac, e te sai l'inglese come l'inglese, Ma qui la cosa è un po' più antipatica. Perché se l'inglese lì, il turista, sa solo la sua lingua, che è l'inglese, dopo come armeste lui? Rimane muto? Ma che lingua parla? No, dopo lui va dalla polizia, ma se dice. No, la polizia chiama l'interprete l'arriva, ma se può dire, non può neanche scrivere un biglietto, perché lui non sa più la lingua né parlata né scritta. Se può scrivere, il professore di Scarabocci e Boffè. No, niente, ma altro che roba di fantasia, non è fantasia, questa è roba vera, cioè, con problemi seri, perché qui non è mai finita, non è mai, cambiano tutto, le cose cambiano tutto, per dire i vasetti della marmellata, cambiano le etichette. Anche la forma delle volte, ma le etichette più spesso non è mai finita, non è mai. La fanno sempre più. E poi cambiano anche le medicine. Cambiano anche il migene. Dici, ma come? Tieni da conto le medicine che scadono, ho capito? Io non le mangio, le tengo da conto. Le dure, E così anche lì vedo il cambiamento, devi tenere da conto tutto. Che le fanno sempre più eleganti. Ma non so, capire, ma come? Non è che ti prendi una medicina perché si presenta bene. Dice, no, questa allora più alla Mastrac, piglia quest'altra che è più bella. No, ma te l'ha detto il dottore che mi diceva devi prendere quella, si è dato sulle ricette, ma non so, il cambio non è che mi ingenui. Non so, si vede che non so, sarà un problema psicologico, se una medicina è anche bella, si vede che ti fa anche più bene, chi lo sa. Che l'animo umano è un pozzo senza fondo.
Sì, è una battuta che mi fa venire in mente quello che Pataca Calà che dice che il sonno... sono quelle battute un po' coglione che le dici, sei un po' coglione anche te, ma ormai l'ho detto. No, cioè, me ne accorgo subito però, me ne sono accorto subito, perché uno dà del coglione a quegli altri, poi dopo... Lo diceva sempre anche il maestro Liverani, soggeva il maestro Liverani, diceva che la battaglia contro la coglionaggine parte da se stessi. È una battuta anche questa, però mi sembra detta bene questa. Ecco. Perché siamo tutti un po' coglioni o no? Adesso io parlo per me, Parlo per me. Ecco. No, perché io delle volte, veramente, no, non lo dico per dire, delle volte mi sento un po' coglione anch'io. Ho dei pensieri che... mi ritrovo delle idee che non stanno in piedi. Ho delle opinioni che non condivido. Voglio, non va? Perché per dire, ecco, che io, insomma, alla mia età, che... non so mica più un zoom, no, ma alla mia età, che, ecco, ecco, io quando penso a una donna, perché ci penso? No, questa casa mi prende, ecco, mi prende molto, però ogni tanto penso lì. A me manderebbe bene una donna, una donnina di 48-49 anni, no, che è un'età che ci sono anche delle belle donne, no? Però io, insomma, a me più che passi il tempo, insomma, io con le donne, no, niente, lo so, non è una cosa logica, lo so, sono un coglion, però è così, a me mi piacerebbe una ragazza di 24-25 anni. Io più che mi invecchio, insomma, più che mi piacciono i giovani, è una contraddizione, lo so, sono io il primo che l'ho detto, ecco. Sol che truel. Una ragazza 24, vista quen, bellina, intelligente. La mia coglionaggine è proprio lì, che non si trova. Dov'era? Non si trova. A me io non l'ho ancora trovata. Allora. Ieri ne ho visto una, in piazza che parlava con una sua amica, e io ero lì al bar Tassadoro che pigliavo un aperitivo e ho visto, ho visto che aveva queste mani, no, perché la gente guarda sempre quelle altre robe, per carità, non... però insomma le mani per me sono importanti, lei aveva queste manine, giusto, fatte bene, ecco, con quelle unghie, con tutti i picci di bianchi, no, con gli onslonghi da barbiere, no, non piace. No, quelle unghie lì, così, insomma, normali, insomma, ecco, un po' rosa, un po' bianche, proprio se vede, sono andate via. E messo il maestro era come un patac. Ho preso un altro aperitivo. Ho mangiato 15-20 olive, le patatine, brustolini, insomma, ho svuotato il bancone, ho preso un altro aperitivo.
che dopo ti... Però insomma, non ti scindate che ti gira anche un po' la testa, allora, ti viene quella malinconia lì, quella malinconia. Un aperitivo, no, basta, perché vado a casa, vado. E quando arrivo a casa la sera, delle volte, prima di infilare la chiave, suono. Drin. Non risponde mai nessuno. Però c'è la mia roba lì dentro, loro non parlano per forza, come fanno a rispondere? Ma io le sento, e io vado lì tra la mia roba, ecco, quando sento quella malinconia lì che tra la mia roba, e cosa faccio? Si affeghe, a Matisde, ecco, e poi ascolto le canzonette, le vecchie canzonette, ascolto col mio mangia dischi. Che mangia dischi, ce ne ho dei mangia dischi, te lo vedi? Ecco, vede. I dischi, te lo vedi, i dischi. E non mi vuoi bene, e non dire, e non mi vuoi bene, è una strana espressione nei miei occhi, non nei tuoi occhi, che voglio dire che non mi vuoi più bene, voglio dire non mi vuoi più bene, e noi, e noi. E la mia malinconia mi viene anche quando penso a tutta la roba che ho qui in casa, che è tanta questa roba, tanta, che anche l'appartamento di là, e sono solo 2 anni, ma mi sono fatto avanti molto con il lavoro, e però quando non ci sarò più io, tutta sta roba, in dove vale, Doale, che sud mio fratello, è in Francia, lui lavora a Lione, sta a Lione, in Francia, lavora là, è nella chimica lui, misurare, la sta Cisana lì, Cisone, è sposato con 2 figli, anche mio fratello ha un figlio, anche lui, è il più grande lui, ma anche loro non lo capiscono questa roba, non capiscono, lo so, non lo capiscono, neanche loro. Che si potrebbe fare la fondazione? Una fondazione, senza scopo di lucro, la casa rimane così com'è, tutto intestato a questa fondazione,
Però deve essere una cosa che, insomma, che si muove, che vive, non deve essere imbalsamata come un museo, no, deve avere della vita, insomma, che, solo che qui te vuoi, da solo, non, sono anni e anni che ci do, ci vuole un qualche d'uno, no? Anche solo una segretaria, che gli tieni che metto a posto il sistema, metto a posto che ancora non so come hanno fatto gli Chisbelli, che non so neanche mai con chi sono fatti gli Chisbelli, che anch'io stesso mi domando, ma com'è possibile, come ho potuto fare? Che io, insomma, io non so ancora, non ho ancora fatto il testamento, non ho fatto l'indagine, non ho segnato niente, non so ancora quanta roba in casa, che è tante questa roba, solo che non so quante ce n'è, allora... Come lo vuoi chiamare, eh? Uno che mette a posto il sistema per degli anni non scrive, non segna, come si chiama? Un quello, ecco, il sistema quello, quindi fa il discorso di prima. Ecco, perché cos'era? Cos'era cominciare subito? All'inizio, quando ho cominciato la prima volta che a mettere a posto quelle due, tre cose, cos'era? Cos'era? Fare delle schede, fare dei quaderni, dai, no, i quaderni no. Quaderni, meglio la scheda, no? La scheda, perché i quaderni dopo quando c'è della roba nuova cosa fai? Vai indietro, deve attaccarci dei fogli nuovi in te quaderno con la colla che va tutto un taccone, no, è meglio la scheda, no? Ti fai la scheda, le trovi già tutte belle pronte per fare un bel inventario, non ho ancora fatto l'inventario, potere alla mastella, adesso mettermici adesso è un po' tardi, è un po' tardi. Da otto anni la squesi voglia, dai. Pieni, a fare una cambra, poi fai un'altra. Dai, piena, dai. Un po' la volta, pieni un'altra cambra. Che roba, un'altra cambra, no, io basta, dai, non sono tagliato, io sono per le ricerche, il lavoro sul campo, io non le carte, l'ABC, le schede, non sono tagliato per la burocrazia, non sono tagliato, ci vuole un qualcheduno, ci vuole, bisogna pagarlo questo qualcheduno, perché insomma, cioè, per me non si può, il muori baiocca, ecco, dico la fondazione, ma per la fondazione ci vogliono i soldi, e io non è che abbia un capitale, io, ecco, dovrebbe farsi parte dirigente il comune, la provincia e anche la regione, ecco, perché io ho tenuto da conto tutto il materiale delle campagne elettorali di tutte le elezioni, ma te, opuscoli, lettere, manifesti, anche i manifesti, sì, perché c'era qualcuno che di notte li staccava e io andavo a raccogliere e mi buttavo qua, era una culepis, sì signore, un lapis che lo regalava il PLI, Partito Liberale Italiano, una matita tricolore bianco, rosso e verde della campagna elettorale del 1976, una roba storica, è storica sta roba, solo che ci vuole un qualcheduno che capisce l'importanza, no? Capisce il valore che ha questa roba per il nostro paese, per una fondazione come questa, perché io dico i soldi, allora, lo so, è fatica trovare i soldi, i fondi non si trovano mai un baiocco, però dopo li vedi che li spendono, li spendono in cose che lo sta buona, che è per una fondazione così niente. Che dovrebbero dirti grazie, un grazie grande, che solo come si fa, che io gli lascio una roba che solo che se non la capiscono, non la capiscono, ma sempre da sempre è stato da solo, mai che ci sia stato un interessamento del comune,
mai, che ho anche parlato con qualcheduno, ma io non voglio niente, ho sempre fatto con le mie forze, sempre, ecco, sempre da solo, solo che come si fa, se, quando ti trovi così isolato, che devi pensare a te, tutto devi pensare a te, tutto quanto, che non ho neanche i parenti, i parenti li ho, i parenti a Malicoma, che avessi, e i figli sono peggio, Antignamoti, lo so, quel che ne sarò più metto, sta roba la va lù, dove ho che vada, ma resta loro, no? Che non ho neanche fatto il testamento, ancora un po' presto, no? Io sono senza quello, perché insomma io lo so, tutta questa roba, dove ho che vada, va a finire loro, tutto quanto. Tutta roba su, la casa, tutto, anche i muri, no, di là, no, di là, ho affittato, non era mia, di là, ma di qui è roba mia, la compra Mastercard, l'ho comprata io, e io sono sicuro, loro sono sicuro, loro sgomberano tutto, il portavoglio è quello, che qui dentro c'è, qui c'è tutta la mia vita, e però le mondezze, queste mondizie, lo so, lui gli vuole portare via quella, gli darà un furgone, gli farà un viaggio, no, più di un viaggio, ci vorranno due più di due, vorrà un tir, ma te non lo stai un tir. Qualche ardo ti intervenito un tiro, via, murinasa, scarghe tutta rubasa, via, e se potevano tutti i mondi, perché, beh, volevo lasciare un segno, volevo lasciare un segno mio, volevo che la mia vita la durasse, io volevo che questa roba fosse come di testimoni, no, ma che testimoni, no, testimoni, no, questa roba tocca a me, io ho dell'urmo, questa roba è dell'urmo, è dappertutto. Sta roba sono io, questa roba, ecco. No, lo so. E volevo che la tua spiochina, ma più. Che qui non è che ho l'arnesse, con che dischi e pataca calà, no. Ma che qua non muori più così, non muori. Perché finché ci rimane una scarena, una gravata, una boccia d'inchiostro, una bottiglia d'inchiostro, le butte, ma quell'inchiostro l'hai usato te, hai scritto te con quell'inchiostro lì, finché ci rimane una cartolina che ti ha scritto il tuo amico 30-40 anni fa, salutissimi da Venezia. Perché ci rimane una lampadina bruciata, poverina, però quella lampadina ti ha fatto luce, a te totalmente, a te la ti ha fatto luce, ecco, e poi anche i cartoni del panettone di Natale, e poi anche le scatole degli stuzzicadenti, le chiavi, che ne ho delle chiavi, ne ho che adesso non aprono più niente, adesso non aprono più niente, ma ti hanno aperto tutto a te, hanno aperto tutto, per tutta la tua vita, ecco, delle sveglie, ne ho delle sveglie lì, che ho anche quei sacramenti lì, quei grossi che quando le caricavi, cricche, ne ho anche due di quelli che si vedono i numeri anche la notte, sì, ne ho una che va a pila, e va a pila, non c'è bisogno di caricarle, però le guardo, sono le mie sveglie, anche quelle grosse lì che hanno quel campanello di sopra, che quando suonavano ti inciciuivano, che non la smettevano mai di suonare, ecco. Finché ci rimangono le cartine delle arance, le cartine le ho lì, che ce n'è che fa la collezione, no, dopo uno qui che fa la collezione delle cartine delle arance, le ho lì tante, ma non è la collezione, quelle cartine sono io.
e loro sgomberano tutto, via, via, via. Loro vogliono pulire, vogliono fare il lavandino nuovo, il bidet, il cesso ce l'ho, il cesso è qua, il cesso, c'è tutto, guarda, c'è il bidet, c'è il lavandino, c'è la vasca, vedi qua, ecco, ci sono delle mattonelle che sono un po' diverse, perché siccome qui era un tucco che perdeva l'acqua, ho dovuto finire qua e ho trovato delle mattonelle che si sarmaia, ma non sono più proprio uguali, però insomma, e poi è un bagno che ha i suoi anni, e me lo, il buffet nuovo, il buffet nuovo, top nuovo, il buffet due bagni voglio fare, e anche pochi sacchi schifo l'acqua dentro, come che Arduce raste qua, no, per affittarla, perché lei sta in città, cosa vai a fare qua, cosa vengono a fare, loro abitano in città, loro la vogliono affittare con qualcheduno, e sarà tutto diverso qua, sarà il buffet contro buffet, lavatrice, lavastoviglie, qua, a me non mi sta bene, a me non, sarà tutta un'altra vita qui, e la mia gli più, non mi va bene, non va bene, ma allora faccio io, allora faccio io, ma prendi quel a bullano piano, non c'è senza strafotenza, senza prepotenza, però affegma, faccio quello che vogliono loro, lo faccio io con le mie mani, a voi essere me, a un vecchio smanocciolo, un vecchio, il vecchio tramischiolo, io ho mucchiato, e io smucchio, via, via, a botteglia quello, essere io fino in fondo, via, perché lo so, tutta roba che non serve a niente, non servite a niente, via! Via, no, non ci può, non si può buttare via quella che non serve, non si può, anche volendo, uno sguardo, incontri una bella ragazza, a cosa serve? E guardi la televisione, 100 metri, 200 metri, 400 ostacoli, a cosa serve? A cosa serve? A cosa serve? Non serve! A cosa serve? Guarda, la notte vado sulle rive del fiume, della volta della notte, che c'è pieno di stelle, un mozzo, stelle, volta, ma firo, e i grel che cantano, tanti grilli, a cosa serve? Non serve niente! Niente, non servite! E allora via! Via da qua, via, ho detto via! Te hai scelto subito fuori dalla finestra, via! Te vanno all'orto! Andate via da qua! A me è più niente, a me è più so! Via! Non voglio più niente! A voi che va via, fai va via, via, a me due, a me, sì, perché no? A me due, a me due, oh, Cerina! 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 Oh! Cerina! Ecco! No! No, lavorare oggi niente, lavare, stirare, un'altra volta, No, adesso c'è da fare un altro lavoro, No, io ho solo cominciato, l'ultimo, andate avanti, ma io mi fermo, no, mi fermo qui. Oh, Quinto, vostro marito c'ha anche il furgone, ecco, allora andate avanti voi, ecco, tutta sta roba, vedi, tutta sta roba. Via. Ho detto via, vado a via quella, buttava via così, sì, no, io non faccio più niente, fai finito, io voglio solo guardare, via, buttava via quella, sì, ma stai qua, allora, no, lasciate il letto per dormire, poi una scarena, la tavola, un piatto e una furzana, dai, che lo sapete meglio voi cosa serve, per mangiare e per dormire. Campare, insomma.
No, 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 devo anche una bella imbiancatina, eh? No, ci sta una bella imbiancatina, dai. Sì, sì, mi voglio allargare, e questo piango, ma non vi sembra la voglia, non piango, cosa ne piangere, no, tutta la tengo solo del posto, via, 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 via. No, vi pago, vi pago, vi pago, te, segnate tutte le ore, vi prego, prego, prego. No, io sto qui, sto qui. Non vado via, sto qui, voglio guardare, voglio vedere, sì, così, eh? Ecco, per ricordarmi, ecco, per ricordarmi. Che capace che mi telefona mia moglie, per dire a me patacche che avevano su me. Vedi, coglioni. Che avevo ragione io.